benissimo, senza sconti. L'avviso allora, che la riduzione in schiavitù è già un reato. Già un reato. Quando esiste, ecco, perché la Russia è avvocato, quindi è un reato importante. So. Io sono meno autorevole, non ho neanche il cappellino in testa, quindi non, come faccio? Non tolgo la Russia. Bravo, così siamo pari. Ecco, bravo, una bella idea. Non lo mettere più quando vieni, perché può sembrare che la tua autorevolezza derivi dal cappellino. Se vieni senza cappellino siamo alla pari. Perfetto. No, vedi, la russa no, deriva no, dalla mia sto fronte inutilmente intelligente. E ti sei sentito piccato perché ho parlato del cappellino. La fronte intelligente. Adesso però la russa la cravatta e Monio Guardia no. Vabbè, cioè, quindi... ognuno si mette come vuole. Io non gli ho detto che se lo deve togliere. Mi sono lamentato del fatto di non averlo io. È diverso il fatto. Ma gliene facciamo avere uno. La moglie di Monio con cappellino pure Ignazio la russa adesso. Sono autorevole. Io capisco, quella è la classica utopia. C'è qualcuno che non è d'accordo sul fatto che chi sfrutta debba essere considerato il peggiore del mondo. Io lo penso più di te. Il problema sono le soluzioni. Se uno pensa, come ha detto Monio Vadia, che non c'è niente da fare, che l'immigrazione clandestina è come la grandine, che vuoi fare contro la grandine? Certo che l'immigrazione, non l'immigrazione clandestina, è folle pensare che non continui e che non ci sia, ma è altrettanto folle pensare che uno Stato nazionale, l'Europa, il mondo, non debba cercare soluzione a una immigrazione, a flussi immigratori incontrollati. Ma lei ha ragione, il dato culturale, più vengono meglio è un dato che porta a queste conseguenze. Però non ha detto questo, poi devo rettificare. Parte da questa cultura. Non ha detto più vengono meglio è. Non ha detto più vengono meglio è. Sì, ha detto non si può fare niente. Non si può fare niente, quindi è giusto che... Non è vero niente. Vabbè, Russia, allora lui non l'ha detto. Cosa si può chiunque fare? Chiunque faccia di vendere armi ai dittatori africani. Chiedo scusa, non l'ha detto. Allora chiunque pensasse che non si deve fare niente, per controllare l'immigrazione. Chiunque pensasse che l'immigrazione clandestina è inevitabile, secondo me è complice di questo sfruttamento. Provo solo a dire, nonostante non ho il cappellino, che Monio Vado ha detto una cosa diversa.